Il Caldo Torrido miete un'altra vittima. Ieri a Olbia ha ucciso un 57enne che stava trascorrendo una giornata al mare. E da oggi bisogna fare conti con temperature ancora più roventi, aria infuocata portata da un anticiclone africano. Giornata da bollino rosso in 14 città con temperature che sfioreranno i 40 gradi da nord a sud. Nella morsa del caldo, tra le altre, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Perugia, Ancona e Palermo. Allerta massima per le persone fragili, bambini e anziani, esortati dagli esperti in queste ore a bere molto. Acqua che però è sempre più scarsa, mancano le piogge e il livello delle sorgenti continua a diminuire. E così a raffica le disposizioni di razionamento dell'acqua, da lunedì razionata anche a Palermo. Il caldo africano mette a rischio anche i raccolti, solo in Puglia ciliegie, miele e grano. Grano che patisce al sud gli effetti della siccità e al nord quelli del maltempo. Nelle prossime ore infatti potrebbero ancora una volta verificarsi temporali improvvisi con grandine. In Italia si stima che i danni provocati dai dissesti geologici, idraulici e idrologici costino più di 2 miliardi l'anno. E se non bastava metà Italia a corto d'acqua, le temperature torride hanno provocato anche numerosi incendi. Solo nell'ultimo mese per la siccità sono andati a fuoco più di 8.000 ettari di terreno.